La solidità del moderna guidato lunghi nelle sue scelte meditate e illuminanti e nelle sue idiosincrasie nell'antico. Le ha consentito soprattutto nell'occasione della mostra del Caravaggio presentata nel 51 a Milano, di riconsiderare, riprendendosi ai precedenti più approfonditi, lasciando nell'ombra e ai sogni giovanili correlazioni di altri pittori fondati su una concezione astratta e pura visibilista, una lettura legittima nella storia del Merisi e del suo naturalismo rivoluzionario nell'interpretarsi come è stato fatto, come un realismo di parte, e di riproporre come avrebbe fatto in seguito per i pittori della realtà, la parte svolta e accolta incondizionatamente anche dalla critica a lui più ostile, dei suoi misconosciuti maestri lombardi. Quando egli afferma a pagina 23 dell'introduzione, illustrando i principi rivoluzionari del Merisi e spiegandone le ragioni, che egli è dunque un inuccio, un impressionista, ma ribadisce ciò che aveva voluto dire nel 18, in una recensione al Marangoni con l'affermazione l'impressionismo è stato creato dalla sua forma bizzarrata e costruttiva da Caravaggio. E quando si legge, a conclusione della stessa introduzione, che egli fu il primo pittore dell'età moderna, occorre aggiungere un'altra sua riflessione, cioè che il merito dell'aver scoperto dopo la metà dell'Ottocento il naturalismo seicentesco era non già della critica in proprio,